di Oscar Peterson, anche di Chick Corea, che è la scoperta, di Amal Jamal, che è stato un po' il suo padrino musicale, ma anche di altri generi, per esempio di Frank Zappa, che ama molto. Ha una tecnica e un'energia incredibili e irresistibili, ma al contempo molto lirismo, molta poesia. Questa sera si presenta con una ritmica formidabile, una delle migliori ritmiche di questi ultimi 20 anni a Estival. Steve Smith, che è stato più volte nostro ospite alla batteria, e il funambolico straordinario Anthony Jackson, l'inventore del basso a 6 corde, al basso. Signori e signori, a Estival 2011, Hiromi Uehara. Hiromi! This is Anthony Jackson. Che trio!
Thank you so much for being here tonight. I'm very, very happy to be back at this festival in Lugano, and so happy to see you all. And wow, so many people. Great. I would like to introduce you just two amazing musicians on the stage. On contrabass guitar, Anthony Jackson. And on drums, Steve Smith. We opened up the set with a song I wrote called Desire, and I would like to continue with another song that I wrote. This one is called Delusion. Thank you.
I Romy. Anthony Jackson, Steve Smith. Anthony Jackson, C. Smith, Hiromi. Marta Argerich ha seguito tutto il concerto, è qui dietro, e ha scritto questo biglietto che consegno a Hiromi. Dear Hiromi, you are absolutely great, extraordinary in every way. Thank you, Marta Argerich. Hiromi, Anthony Jackson, Steve Smith! Festival 2011! Thank you.
Thank you.
Anthony Jackson, Steve Smith, Estival 2011, Hiromi Uehara. Straordinario gruppo. Grazie ancora alla grande Hiromi, grande rivelazione di questa edizione di Estival, e al formidabile trio con Anthony Jackson e Steve Smith. E adesso una breve pausa, la più breve possibile, e poi una leggenda, una vera leggenda della storia del rock, il grande, grandissimo Jack Bruce, tra poco.